Ecco qua, in questo quartiere, in questo posto dove la bellezza non abita più, è stato costruito, non per meriti nostri ovviamente, un gioiellino, una chiesa ortodossa, una chiesa greco ortodossa per San Paolo, una chiesa che è arrivata da sola a Reggio, perché noi ovviamente non abbiamo nessun rispetto di noi stessi, ma il mondo ci riconosce tutta la nostra storia e tutta la grandezza dell'onore che andrebbe dato a Reggio. C'è questa chiesa, si tenta di mantenere per come si può, certo, le vetrate sui vetri, le scritte idiote sui muri, e del resto, amici, non vi seccate, ma siamo a sbarre. Cioè siamo in uno dei quartieri in cui la vita sociale è più problematica, in cui l'idea della cattiveria, dello sfruttamento, dell'oppressione, di una mentalità andranghetista. Ecco, questa è l'ultima, Forza Milan, nel sagrato della chiesa. Non è un caso per me che ci sia scritto Forza Milan e non Forza Regina, non l'avrebbero mai scritto Forza Regina, ma Forza Milan, già uno, vabbè, non parlo. Questo è, come dire, guardiamolo prima che venga completamente devastato dai vandali di sbarre, dagli sbarroti con la scorcia. Voi direte, sono figlioli, e vabbè, sono figlioli, ma ci siamo fatti rovinare da figlioli che hanno 15, 18, 25, 30, 40, da figlioli che hanno 80 anni, figlioli che continuano a comandare, figlioli che ci hanno imposto il modello Reggio, il vitellonismo. Quattro cose abbiamo, secondo me è meglio che le distruggiamo e che torniamo a questa meraviglia, a questa città veramente meravigliosa che assomiglia a Beirut. Volete Beirut? Beh, forse è meglio che ve la tenete Beirut.